In testa Urrich a scandire il tempo, il metronomo della tappa, signori, inizia veramente, ed ecco Pantani, inizia veramente la scalata dell'Alpe d'Huez, i giganti del Tour, Urrich, Virenc, Casagrande, Riis e Pantani. No, faccio notare che non c'è, dei grossi di classifica non c'è Olano, a questo punto la famosa operazione podio di Pantani è già partita, ricordiamo che deve dare un minuto a Olano, 1:10 a Olano, e c'è di mezzo ancora Riis, però la salita è ancora lunga, uno è già andato. E arriva Escartin, mentre Pantani è in testa, nella scia di Pantani c'è Virenc, poi la maglia gialla, poi Riis. Allora Virenc, ecco iniziano gli scatti, 13ª tappa, l'Alpe d'Huez, Pantani incomincia il suo forcing. Comunque Gianni, anche Ulrich mi sembra in difficoltà, per la prima volta in difficoltà, l'avevamo detto, questa è una salita, ecco va Pantani. E ha avuto uno sbandamento, mentre Urrich però limita i danni, ancora una ventina di metri, comunque è importante il fatto che per la prima volta la maglia gialla sia in difficoltà. Tra l'altro adesso vediamo che Pantani ha ancora la forza di scattare, ovviamente adesso la strada spiana un po', dopo l'ultimo chilometro c'è l'impennata degli ultimi 300 metri, credo che si possa dire che a questo punto è fatta, bisognerà solo adesso fare un discorso di distacchi. L'apoteosi per Marco Pantani, che dopo 2 anni torna al successo nella sua Alpe d'Huez, e dopo Bugno, dopo Winnen, dopo Zotemelk, anche lui concede il bis nella scala del ciclismo qui all'Alpe d'Huez e si porta al terzo posto della classifica generale. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a 2 anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico, bisogna applaudire a Pantani, soprattutto il fatto umano, a livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta, tanta sfortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo.